If you are a woman, se sei una donna, and you come to this church, e vieni in questa chiesa, and you smear your legs with vaselino, e tu metti vaselino vicino le tue gambe intorno, and you come to show it here, e vieni qui per mostrare le tue gambe, that is called sexual sin. Quello viene chiamato peccato sessuale. If you go with a man and sleep out there, that is also sexual sin. Se vai fuori e dormire con un altro uomo lì fuori è un peccato sessuale. If you wear a transparent cloth for the pastor here to see you as you are walking, see your legs, that is sexual sin. Se tu indossi un vestito trasparente per far sì che il pastore che è qui può vedere la tua nudità, quello è un peccato sessuale. My daughters in the church, le mie figlie nella casa, the Lord has sent me, il Signore mi ha mandato, to tell you, per dirvi, that there are no two roads, che non ci sono due strade, going to the kingdom of God, attraversando il regno di Dio. There is only one road. C'è soltanto una strada. If you want to enter the kingdom of God, se vogliamo entrare nel regno di Dio, cover your legs. E allora dobbiamo coprire le nostre gambe. Cover your legs. Copriamo le nostre gambe. When I preached this in Kenya, quando ho predicato questo in Kenya, you saw how the women dress now. Hai visto come up le donne down. Si vestono così fino up al piedi. To down. Fino ai loro piedi. Only her husband can see her legs. Soltanto il marito può vedere i suoi piedi. Not the pastor. Non il pastore. Not el mundo. Non il mondo. Not the world. Non nessuno. Holiness, la santità. Holiness, santità. Is absolute. La santità è una cosa assoluta. You cannot walk on two roads. No. No, non si può camminare su due strade. The pastors in the church, i pastori nella chiesa. Start covering your legs. Cominciamo a coprire i nostri piedi, le nostre gambe. No, fino no, lì. Listen to me. Ascoltate. Up to down. Fino al piedi, fino lì. The Lord has sent me. Il Signore mi ha mandato. I don't care about you. A me non mi importa. But I care about eternity of the church. Ma io mi preoccupo dell'eternità della chiesa. Pastors. Pastori. I don't mean here. Io non sto dicendo qui fino al ginocchio. I mean cover your legs down. Io sto dicendo coprire proprio fino lì in piedi. The Lord has spoken with me. Il Signore ha parlato con me. Don't fool around. Non dobbiamo comportarci male. You cannot tell the Lord, non possiamo dire al Signore, oh, it is 2015, che siamo nell'anno 2000, siamo nell'anno 2015, we are modern people, che stiamo vivendo in un modo modernizzato. The only thing about the Lord, l'unica cosa riguardo al Signore, that does not change, che non cambia mai, from eternidad, dall'eternità until today, fino a oggi, into eternity, fino all'eternità, is the holiness of God, è la santità del Signore. Did you understand me? Avete compreso? Oh yes. Sì. He's saying, sta dicendo, sexual sin, peccati sessuali, is not just homosexuality in the church. Non è avere soltanto omosessuali nella chiesa. A woman that comes to present her legs here, una donna che viene qui per presentare le sue gambe qui, is the same as a homosexual. È uguale come uno che è omosessuale. Sexual sin, peccato sessuale, is sexual sin. È peccato sessuale. Don't tell me, non ditemi, oh, I put stockings, che io indosso leggings. No. No. Unless another God. Quello è per un altro Dio, un altro Dei. Otro Dios. È un altro Dei. Okay, that's all right. Quello va bene per l'altro Dei. But Jehovah, ma the per, Holy God of Israel. Ma per Jehovah, il Dio Santo di Israele. No, never. No, never. Mai. So one of the sandals is sexual sin. Quindi uno dei sandali è peccato sessuale. My daughters, you see that now. Le mie figlie, ora vedete? Women have responsibility in the church. Le donne hanno responsabilità nella chiesa. Let me share with you here. Voglio condividere con voi qui. In Kenya, in Kenya, when I was in Israel, quando io ero in Israele, I did not know, io non sapevo, that some old women in Kenya,
che alcune donne anziane in Kenya, they stopped going to church, hanno smesso di andare in chiesa because of the scandals, per via dei scandali che c'erano in of chiesa, sexual sin, dei scandali del peccato sessuale. They started meeting in one house, loro hanno cominciato a incontrarsi in una casa, crying to the Lord, piangendo al Signore, Lord, Signore, send your prophet here, manda il tuo profeta qui, to rebuke this abomination, per sgridare questa abominazione. Women have a role in the church, le donne hanno un ruolo nella chiesa. Women have a holy role, holy, donne hanno un ruolo santo. Hannah, onore. Hannah in the Bible. Anna nella Bibbia. Hannah was out at the door crying. Anna si trovava lì alla fuori della porta piangendo. You think that Hannah was crying for a son? Pensavate che Anna stava piangendo per un figlio? No. No. Hannah was not crying for a son. Anna non stava piangendo per un figlio. Hannah was crying for the house. Anna stava piangendo per la casa. If you see Eli come out, se vediamo Eli che usciva, seeing Anna the mouth is moving like this, quando Eli vedeva Anna che la sua bocca si muoveva così, and the tear like a river, e con le lacrime come un fiume, and then Eli asks Anna, e ella ha chiesto Anna, why have you drunk so much like this? Perché hai bevuto così tanto? Perché sei così ubriaca? How can the pastor? Come può il pastore? Somebody is praying in tears. Qualcuno sta pregando con lacrime. How can the pastor come and ask why have you drunk so much red wine? Come può il pastore chiedere ma perché hai bevuto così tanto il vino rosso? That means, questo vuol dire, it was common for people to drink and get drunk in the church. Che era così comune per le persone bere e ubriacarsi nella chiesa. Because otherwise you cannot even ask, you cannot even pass your mind. Altrimenti non poteva entrare neanche nella tua mente, non potevi neanche pensare riguardando questo. That means it was common for people to drink and become borrachos and become drunkards in the house. E questo vuol dire che era una cosa comune per le persone bere e ubriacarsi tanto così nella chiesa. But when Hannah asks, ma quando Anna ha fatto la domanda, Lord, Dio, if it pleases your servant, se fa if piacere, it pleases you, se fa piacere a te, and you give me a son, e tu mi dai un figlio, Hannah says, Anna dice, no blade, nessun rasoio, will touch his head, toccherà i suoi capelli. Hannah says, Anna sta dicendo, for all the days of his life, per tutti i giorni della sua vita. But in those days, ma in quei tempi, if you wanted to offer a son, it was only 55 years. Se volevi offrire un figlio doveva essere 55 anni. After that they were released from the service. Dopo questo potevano essere rilasciati dal servizio. Anna is asking, Anna sta chiedendo, give me a son, dammi un figlio, and I will not have him, e io non avrò più quel figlio. Meaning, questo vuol dire, Anna was actually crying for the house, che Anna veramente stava piangendo per la casa. Listen to me, the women in the church in Italy, ascoltatemi, donne nella chiesa dell'Italia. How will you come in trousers? Come verremo davanti al Signore con i pantaloni? How will you come in tight trousers? Come vedremo davanti al Signore con pantaloni così stretti? How is God going to use you in short miniskirts? Come Dio ti userà quando tu indossi la minigonna? You have a role. Tu hai un ruolo. Women can cry to the Lord. Le donne possono gridare, piangere al Signore. Women always love the Lord. Donne sempre amano il Signore. How will you come in that dressing? Come riuscirai a entrare con quel vestito? Wearing those sandals. Indossare quei sandali. Where men look at you, codicia sexual, they lust at you. Quando le uomini guardano a te e desiderano sessualmente dopo di voi. Listen to me, my daughters. Ascoltate me, figli. From today on, da oggi in poi, down to the floor, fino al nostro piedi.
If you want to enter the kingdom of God, listen to this mouth. Allora, se vogliamo entrare nel regno di Dio, ascoltate a questa bocca. I don't know which prophet has been speaking to you. Io non so quale profeta sta parlando a voi. For you to come here dressed like that. Per far sì che voi possiate entrare qui vestito così. God is holy. Dio è santo. You cannot. Non si può. You cannot. Tu non puoi. You cannot have the Islamic religion dressing better than the daughters of Jehovah. You cannot. Non si può vedere la religione islamica, le donne islamiche vestire meglio delle donne cristiane. No. No. Who is the true God? Chi è il vero Dio? Is it the God of the Muslims? È forse il Dio dei musulmani? No. No. It is Jehovah, the God of Israel. È Jehovah, il Dio di Israele. Did you understand me? Avete compreso? So remove those trousers. Quindi dobbiamo togliere quei pantaloni. It does not matter whether you live in Modena, Italia. No. Non importa se viviamo nell'Italia moderno. You cannot always come here to create confusion. Non possiamo entrare qui per creare confusione. What kind of woman are you? Che tipo di donna sei? If you are old, you are aged, and God is not going to use you. Se sei così matura e il Signore non può utilizzarti. At your age, are you going to run around looking for men? Alla tua età vuoi rincorrere gli uomini? Who has confused the woman in Italy? Che, chi è che ha, ha creato confusione nelle donne in Italia? It is time for the women to cry out to the Lord. È giunto il momento che le donne possano gridare al Signore.